Il maltempo annunciato ha provocato danni in particolare alla viabilità a Fano e a Mondolfo. Diverse strade e sottopassi si sono allagati, diventando impraticabili. A Senigallia particolare attenzione è stata rivolta all'area dei fiumi Misa e Nevola. Le piogge hanno infatti causato l'innalzamento del livello del fiume a Bettolelle, dove si è registrato il superamento del livello di sicurezza. Il sindaco Massimo Olivetti ha disposto l'apertura del COC, il centro operativo comunale, per monitorare la situazione. I fossi Sant'Angelo, del Trocco e delle Cone sono tracimati e la statale Adriatica, così come altre vie e lungomare Mameli nel tratto nord, sono stati chiusi in via precauzionale. Chiusi per circa un'ora anche un ipermercato e un centro commerciale. Pure a Fano è stato attivato il COC per monitorare i corsi d'acqua. In campo sia il CB Club Mattei che la polizia locale. Gli agenti hanno deviato il traffico in via Papiria, nella zona industriale, dove è tracimato il canale Albani. Servizi di pattugliamento sono stati eseguiti anche nella zona di Ponte Sasso e di Torrette, dove l'acqua ha invaso parte della strada nazionale Adriatica Sud. Stessa situazione a Carrara, lungo la Flaminia e a Caminate, all'altezza di un ponticello in una strada privata. Disagi e allagamenti sono stati segnalati anche a Marotta, dove sono entrati in azione i vigili del fuoco. Qui questa mattina vi siete svegliati, insomma, un grosso alluvione. Com'è la situazione? Davanti, e quindi arrivava fino di là le macchine, c'era pericolo anche che facessero qualche incidente, perché praticamente abbiamo avuto un po' paura. Poi adesso è passato tutto, sì, speriamo, cioè è passato tutto, il peggio è passato, quindi, però ogni tanto succede questa cosa, quindi. Abbiamo visto una barriera davanti al garage, perché c'avete sotto il garage interrato, è funzionante? Era successo che si era allagato tutto di sotto, tutti i mobili, tutte le robe, quindi abbiamo avuto un po' paura. Sinceramente abbiamo chiamato anche i vigili, ma non ci hanno risposto e quindi ci siamo adattati noi, insomma, tutto qua. Avete contato però alcuni danni in casa oppure per il momento niente? No, per ora no, niente danni. Se stanotte non piove più da oggi pomeriggio e le previsioni, non so, non ho neanche visto come sono. Speriamo, perché mette veramente paura. L'acqua, questo fango qua era arrivato fino a parte di là, quindi quando passano le macchine che vanno giù è un disastro. E stamattina come vi siete svegliati? Questa abbondante pioggia vi ha creato notevoli disagi? Un po' di disagi li ha creati, soprattutto questa sera qui. Adesso sto pulendo, però tutte le volte quando piove molto fa sempre questo lavoro qua. E questa notte, quante domani, non si riesce più a staccarla dal pavimento sotto. Perché è come un cemento questa roba qua. Una volta l'anno può succedere, via. Avete avuto danni in casa? No, soltanto qui sulla nazionale. Già un paio di volte che succede la stessa cosa. Speriamo che il comune prenda provvedimento di questa situazione e sinceramente non ci credo. Non lo so cosa pensare. E questo è quanto. Quindi speriamo che il nostro amato sindaco, con tutta la sua giunta, facciano qualcosa. Che parte della casa si è allagata? Il garage? Garage, sì, il piano terra si è allagato e praticamente ci sono dei danni che non so a questo punto chi prendere in mano la situazione per risolvere. Avete fatto una stima appunto dei danni? No, ancora no. Quanti centimetri d'acqua ci sono più o meno nel garage? Circa, attualmente adesso, sui 30-40 centimetri d'acqua al momento. Adesso l'acqua sta defluendo, sta abbassando il livello, quindi diciamo sta migliorando. Gli abbiamo chiesto di abbassare questo fosso qui, perché è a livello del muretto, quindi nel momento in cui saltava nuovamente quel buco che c'è nella tubazione, sarebbe nuovamente tracimato all'interno del giardino, e quindi non hanno fatto nulla e noi ci siamo ritrovati allagati per la seconda volta. Quale parte della casa e quant'acqua vi è entrata più o meno? Allora, penso che quest'anno sia come lo scorso anno, 50-60 centimetri fuori e 20 centimetri all'interno, perché penso che sia come lo scorso anno. Io non sono potuta entrare in casa ancora. Il fango è veramente insidioso, molto molto insidioso, cioè penetra da tutte le parti. Avete perso qualche oggetto importante che è stato purtroppo bagnato? L'anno scorso abbiamo dovuto buttare via tantissime cose, biciclette, cioè cose, anche qualche mobilio, insomma abbiamo dovuto buttare via tanto anche adesso. I provvedimenti che abbiamo chiesto al comune di Mondolfo di adottare per evitare un secondo disastro non sono stati messi in atto, e poi l'anno scorso non ci hanno dato nessun aiuto, non è venuto nessuno ad aiutarci.